adesso c'è Yuri Minocchieri alla bocciata, inizia questo quarto di finale, non disdegneremo di dare un occhio anche alle altre partite, tranne a quella fra Peppe Perucchetti e Daniele Ricci, troppo lontana rispetto alla camera di ripresa. E pallino appena sotto l'insieme dei birilli. Come si poteva immaginare. Andiamo a vedere intanto Daniele Fratini alla bocciata. Dove lascerà il pallino? Subito Filotto di Daniele Fratini. Prosegue col suo ritmo. Andiamo al volo da Yuri Minocchieri che va subito all'attacco del pallino libero. Subito un birillo da 4. Ecco. Probabilmente giocatore più conservativo, Carlo Sandrini, cerca di acquisire il vantaggio della bocciata. Probabile uno di colore per Carlo Sandrini, non c'è nient'altro da fare che accontentarsi di uno di colore, così è, 6-2. Carlo Sandrini la bocciata. Punti 6-4. Leggero rimpallo della propria biglia, mangia il filotto al giocatore reggiano, che vogliamo ricordare, campione italiano a singolo 3 anni fa. Buona biglia. Sì, fermo 2014, infatti, in finale da, mi sembra, vado a memoria, Ivan Bianchi. Una delle poche gare che fece Ivan Bianchi quell'anno. Terza biglia per Yuri Minocchieri, 2 spondine, obiettivo andare sopra il pallino e creare un punto difficilissimo al suo avversario, e chiaramente succede questo. Punto incastrato e difficile per Carlo Sandrini. Pochissime soluzioni per Carlo Sandrini. Attenzione a non prendere il punto, qui in alto c'è una rossa, una perfetta linea per prendere un calcetto o un giro. Lunga corta,
in arrivo per sperare di buttare il pallino vicino a quell'altra rossa, niente da fare. Diciamo che di possibilità di prendere il punto erano veramente poche, forse neanche una. Però nessun punto di realizzo. Filotto di prima passata per il giocatore del Bussecchio. Ennesimo pallino appena sotto l'insieme dei birilli, dove lui è un re. Tre sponde in accosto, naturalmente. Importante, unica cosa importante è la copertura o non mettersi a bersaglio. Nel frattempo nel biliardo di fianco tiro mirabolante di Enrico Rosa, realizza un birillo. Ma non sono notizie quando Enrico Rosa fa dei tiri mirabolanti, perché ricordiamo sempre si costruisce il punto più una palla di calcio con la lunga sponda corta, la sbaglia. Uno di colore soltanto per Enrico Rosa. Attenzione, Sandrini, potrebbe essere stretta questa biglia. Diciamo, in qualche modo. Realizza comunque il punto. Tanto 18-8 Enrico Rosa. 8-7 Mazzarini su Rinaldi. Ma seguiamo questo tre sponde di Yuri Minocchieri, attenzione, larghissima, larghissima. Paga un birillo. Beve 4 punti. Abbiamo già parlato molte volte dei due sponde in questi biliardi. Non aiutano a venire verso il centro. E anche, assolutamente. Anche un campione come Yuri Minocchieri ha dovuto... Attenzione, anche questa non è sicuramente stretta, però meglio. Soprattutto al pelo della palla. E stavolta ci sono... Non c'è un bel nulla. Un bel passaggio a nord-ovest, il pelo della palla faceva sì che la biglia rossa andasse verso i birilli. Tiro perfetto, ma punti zero. Diciamo che la nota favorevole potrebbe essere, non dovrebbe prendere dei tiri di realizzo visto che la sua palla è in mezzo ai birilli. Tanto Marco Mazzarini 10, 20 a 7 per lui. Seguiamo la nostra partita in diretta. Buona biglia di Carlo Sandrini, che probabilmente realizzerà 5 di colore. Non ci sono alternative, secondo me. Non può rischiare. Bisogna rimanere lì, rimanere in partita. 5 di colore. Magari provare di non far andare in giro per il biliardo Yuri Minocchieri. Stiamo dicendo una cosa non tanto facile, perché quando boccia lui sappiamo già dove posizionerà il pallino, ma è fondamentale quando Carlo Sandrini avrà il suo turno di battuta tenere il pallino più vicino possibile a sponda corta. Vediamo un birillo, ma la spinta non è granché. Comunque a mezza via defilata rispetto al castello dei birilli. Tanto andiamo a vedere questo tiro di Enrico Rosa, un 5 sponde ad effetto, ma viene completamente sbagliato. Incidente di percorso per Enrico Rosa.
Intanto Daniele Fratini non inquadrato, un altro filotto 18-20 a contatto in questo inizio di match. Corta corta a risalire, veramente buonissima biglia. Lunga corta, obiettivo è entrare fra il pallino e la biglia rossa per realizzare tre di colore. Solo uno, ma va bene lo stesso. Diciotto a 15. Iuri Minocchi della bocciata. Altri 10. Sono 10 punti. Rischio strike. No, tocca solo, ma 10 non sono pochi. Sponda a risalire di striscio, obiettivo il pallino, centrato ma solo un birillo. Vediamo se il pluricampione italiano deciderà di attaccare la biglia rossa. Così è. Se prenderà questo tiro saranno dolori alla fine di questa mano. Sono 8 punti. Diciamo che non è neanche rimasto malissimo, perché al massimo può venire un birillo. Deve venire molto peggio la mano. Intanto però attenzione, Iuri Minocchi 36 a 19. Decide di non rischiare. Con questo tiro mette la biglia rossa sopra Castello. Facile indovinare quale sarà il prossimo tiro se la palla rimarrà lì, ma sicuramente Sandrini spusterà questa biglia. Così è. Prende anche il punto. Deve cercare un tiro di difesa. Iuri Minocchi. All'ultima biglia, due palle sono in mano all'avversario. L'ideale sarebbe portare il pallino nella parte bassa. Questo è il tiro che fa. Obiettivo raggiunto.
lunga e corta, uno di colore. Bocciata per Carlo Sandrini. Un momento interno di seconda passata. Dovrebbe venire avanti e infatti così è, 10 punti. Palla perfetta di Carlo Sandrini, un maestro nella costola alla sponda bassa, lunga e corta ad arrivare, altra palla direi pregevole. Tanto Daniele Fratini alla bocciata, 4 punti, 25-37. C'è un piccolo errore da parte di Carlo Sandrini che lascerà il suo avversario con due biglie contro nessuna dopo questo tiro. Quanto è durata? Secondo me ha vinto Ricci. Ci sono 12 punti di apertura per Iuri Minocchiari. Aggiorniamo sugli altri incontri, c'è un 43-10 per Marco Mazzarini su Simone Rinaldi, aspettiamo la bocciata di Enrico Rosa sul 42-25. Stato Enrico Rosa, lo andiamo ad inquadrare vista la misurazione dell'arbitro, filotto di prima, altro birillo di terza passata. E qui 52-25. Iniziata la discesa per Enrico Rosa.
Nell'altro quarto di finale 43 a 10 Marco Mazzarini che sta prendendo il largo. A seguire la bocciata di Yuri Minocchi, un birillo, attenzione al rientro, ma 53 a 31 il vantaggio. Intanto Daniele Frattini trova un birillo di sopra, era in finale, intanto primo semifinalista della gara Beppe Perucchetti da Brescia che sconfigge Daniele Ricci. Sembra che ci stia prendendo un po' gusto a battere Daniele Ricci. Ma torniamo a Yuri Minocchi e Carlo Sandrini. Allora dall'andamento delle partite ci ritroveremo i soliti quattro master in semifinale. E ancora una volta la nostra tesi verrà confermata. Tanto se ne va Marco Mazzarini, 56 a 10. Partita più equilibrata indubbiamente questa tra i due master in campo. Tiro di taglio di Carlo Sandrini ben eseguito, ma nulla da dire, nulla da segnare. Tentativo di calcio a rovescio velleitario e sappiamo già come spesso può andare a finire quei calci a rovescio, vero Valerio? Era molto difficile, tante volte, devo dire la verità, Carlo Sandrini è uno dei più bravi a fare questo tiro, purtroppo si mette un po' negli ali del destino, adesso rimane una biglia alla prima riga. Andiamo a vedere Enrico Rosso, la bocciata, 54-29. Per allungare anche lui. Un birillo esterno. Nel frattempo, come preannunciato, Yuri Minocchi boccerà la biglia che è quasi a riga. A un giro, direi. No, decisa, ma trova una serie di carambole e di coincidenze. Alla fine adesso ci sarà una biglia, biglia, magari un dritto per dritto. Si va per l'allungo. È già in prove di allungo anche Yuri Minocchi. Dieci punti e 6-5-3-1. Potrebbe diventare 6-7, vediamo, non è così. Solita spinta a misura di Castello. E adesso bisogna sgrugnarsela in quella posizione lì. E Carlo Sandrini tenterà probabilmente un trasponte di pallino libero di striscio. Attenzione, molto aperta. Riesce a prendere un bianco adesso. 4 punti. Un tiro non sappiamo se porterà vantaggi o svantaggi perché il pallino è indubbiamente leggero. In situazione di gioco, come dire, punteggio pari, il tiro di Minocchi saprei già quale sarebbe. In questo momento lui non rischierà più di tanto. Dal fatto che vada a calcio del pallino di striscio mi lascia perplesso. Possiamo definirlo questo un errore di Yuri? Ma lui voleva fare qualche punto e mettere il
pallino vicino alla rossa, dopo sarebbe stato facile. Certo, questo attenzione era al traversino di chiaro. Pallino, eh? Attenzione al traversino, sì, di pallino. Esatto. Quando si schiaccia, il pallino va là di traverso. Deciso. Invece, incredibile. Due bianchi, attenzione al riccio della bianca. Si è preso niente. Un certo rischio, Minacchi, con questo tiro. 8 punti e 7-3, 3-5. Ci sarà un tiro ad abbassare il pallino a sponda. Niente, contro ogni pronostico decide di andare all'attacco della biglia rossa. È sbagliata sul largo. Allora, mi sembra che abbia tre biglie in mano. Sì, sarà sicuramente un calcio a tutto braccio della bianca qui in alto, deve recuperare tanti punti, gli serve 16-20, anche qualche evenienza favorevole. Se ne va, peccato. Ma la spizzica appena, riesce in qualche modo a fare gioco. Intanto Enrico Rosa si allontana ancora, 6-8-2-9. Enrico Rosa sarà protagonista anche domani sera una partitina da niente di Coppa dei Campioni. Intanto andiamo a vedere Carlo Sandrini, che è costretto a rischiare la vita, vista la situazione di punteggio, spizzica ma non trova nulla. Dicevo, domani sera grande partita, perché sono tre master da una parte e uno da quell'altra. Buscecchio, Andrea Costa, Carpi sera. Per i quarti di Coppa dei Campioni, per eleggere la prima semifinalista. In contemporanea ci sarà anche un'altra partita, un altro quarto di finale alla Cava Ribalta di Forlì. Noi saremo a Massa Lombarda, alla Bocciofila Massese, che sarà poi teatro fra due settimane della prima prova dei Master Boccette e della seconda gara di selezione. Ricordiamo, stavolta senza l'entrata dei Master nella fase finale. Per gli altri appuntamenti avremo tempo e modo di parlarne. Attenzione! Simone Rinaldi realizza un 12 e si porta a meno 6 da Marco Mazzarini. Si porta a 50, qualcosa deve essere successo, non ce ne siamo accorti, ma è una partita vera in questo momento. Ora una biglia perfetta per Iuri Minocchiari.
ci sarà un due spondine a spingere il freno. Tanto 70-33 rigorosa con la bocciata e ennesimo 10, 80-33. Possiamo dire che sta il maestro sta portando a spasso con l'autobus l'allievo. Purtroppo sì. Sta impartendo lezioni. Tanto Yuri Minocchi per un ulteriore allungo. Bocciata solita, bocciata morbida, momento interno di seconda passata. E 10 di terza, 8-5-4-2. In arrivo i titoli di coda anche in questo frangente, quindi anche in questa partita, in questo quarto di finale. Tanto non inquadrato, riproverà l'allungo Marco Mazzarini, 6-5-5-0. Allungo che arriva puntuale, 10 punti, 7-5-5-0. Errore di Yuri Minocchi, ultima per lui, dopo 2 contro 0 per Carlo Sandrini, ha pagato anche un birillo bevuto, mi pare di aver visto. Sì, sì, 4 punti. E adesso ci sarebbe anche da provare di rientrare. Tiro di taglio a tutta velocità, attenzione. Quattro punti per Minocchi, quasi più nessun tiro da fare. Molto probabile 5 di colore. L'unica cosa possibile. Tenta di posizionare il pallino per dei punti di colore, vediamo. Due biglie forse? Una. Al massimo sono due biglie. Non erano rimasti in campo nessun tiro favorevole. Assolutamente. 77-50, Mazzarini ancora la bocciata. Per distruggere la partita. Due punti. Altri 10. 87-50. 29-0 il parziale aperto. Francesca,
tanto 12 di Carlo Sandrini ci porta a 61-89 quei i punti di Yuri Minocchieri, che va al taglio per arrivare sotto al pallino. Altro errore di Carlo Sandrini. Intanto ha terminato le biglie ancora Yuri Minocchieri, il punto dovrebbe essere bianco, ma entra forse con il rimpallo, vediamo. Sì, entra e segna. Intanto match ball Enrico Rosa che rovescia. Lo stesso per Marco Mazzarini, 8-9-5-0. Zero punti per Carlo Sandrini. All'accosto Carlo Sandrini. Risponde a risalire sul pallino. Buono il posizionamento. In qualche modo Yuri Minocchieri a segnare il punto da un paio di mani meno preciso di prima. Risponde per Yuri Minocchieri, larga, però riconquista il punto, è quello che cercavo fondamentalmente.
tentativo di calcio di pallina di Carlo Sandrini, non riuscito. Iori Minocchi, due sponde strette, arrivare con due centimetri di spinta e cercando di fare un birillo bianco. Non riesce. Si va per il filotto per Iori Minocchi, 9-2, 6-3. Invece 9-5-5-0 per Enrico Rosa. Che chiude, ed è in semifinale anche lui. Andiamo a vedere Iori Minocchi. Chiude. E terzo semifinalista.